start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Wilder Myth, un gioco che è uscito nel 2021, non l'avevo mai portato, l'ho avuto solo di recente. È un gioco che purtroppo non è in italiano, dico purtroppo perché è un gioco interessantissimo. È un gioco che costa 20,99€ su Steam e ha delle ottime recensioni sia su Steam che dalla stampa specializzata, insomma online o meno. Vedete, l'italiano sarebbe anche previsto se qualcuno lo traducesse, ma al momento non abbiamo nessuna traduzione attiva, quindi adesso metto l'inglese, non devi evitare di perdere qualcosa. C'è tanto da leggere, vediamo anche la difficoltà. Io l'ho provicchiato così giusto per vedere anche il combattimento, però. Ed è un gioco che propone una longevità illimitata, per quanto vincolata appunto al racconto, ma dato che ogni storia viene generata proceduralmente, ogni partita sarà diversa. Ma soprattutto potrete scaricare, dato che il gioco ha un workshop, delle campagne complete, delle aggiunte, insomma potete espandere questo gioco all'infinito. Lo potete giocare anche in multiplayer fino a 5 giocatori, postando un gioco, insomma condividendo ognuno un personaggio diverso. Iniziamo una nuova storia, ci sono una serie di cose da sbloccare, questo è ancora il tutorial dove il gioco ci spiegherà tutto. Possiamo scegliere la nostra difficoltà, facciamo la seconda, insomma non la più facile. Customizing difficulty, possiamo personalizzare il tipo di difficoltà e carved in stone, praticamente scolpito nella pietra, è un file unico che viene diciamo demolito una volta che noi perdiamo, non possiamo ricaricare, non possiamo fare niente. Possiamo selezionare delle mod addizionali, il seed della mappa e iniziamo. Ci verranno sottoposti tre personaggi che scopriremo nel corso del tutorial. Abbiamo questi tre uomini qui. L'interfaccia possiamo fare il reroll. Qua abbiamo Decisive Snark, Greedy Leader e Political Leader. Cliccando su ognuno di essi, non è comodissima come cosa, possiamo vedere le sue stats divise tra velocità, vita, il recovery rate, uno di vita in 3-6 giorni, anno in cui si ritira, ha 18 anni adesso, a 45 smetterà di fare l'avventuriero, l'armatura, la resistenza magica, la schivata, il bloccaggio, insomma le varie statistiche, le relazioni, la personalizzazione, quindi possiamo andare a spostargli diciamo la forma della faccia, il colore degli occhi, dei capelli, la sua storia e i suoi aspetti, e poi il gear, quindi l'equipaggiamento e le abilità, le cambieremo in corso d'opera. Iniziamo così e vediamo, andiamo abbastanza veloci, cerchiamo di non perdere troppo tempo. Partiamo in questa zona, questo libro, e vedete che ci sono le immagini. Non ci sono stanze per un'altra storia, non c'è posto per un'altra storia. Forse non sopravviverò la notte, queste parole sono per i miei amici. Se mi troverete, se mi trovate, siate coraggiosi, Amasarum. Amas e Ruma sono i due, sta parlando questa, la prima qui in alto. Infatti vediamo i nomi: Danita Thread, Amas Tripsley e Ruma Grey. Questo è un avvertimento, ma da dove comincio? Qui nella nostra Yondering, nella contea di Yondering, qualcosa nei boschi è molto strana. Io cerco di tradurre al volo, ma con poca efficienza. Disturbato solo dal procedere dei suoi dubbi, un uomo chiamato Amas prende la strada stagionale per la città di Ravenstop. Strade. Tempeste. Buzzard, no, vespe, una roba del genere, scarafaggi, serpenti e ranocchi. Vabbè, andiamo avanti. Questa è tutta la descrizione. Ok, gli uccelli sono timidi, insomma non sente grandi rumori nel bosco. Sono già arrivato. Questa è la parte difficile.
tirare fuori Ruma dalla sua casa. Oh, ma quello è fumo. Vi dico, questo io l'ho già giochicchiato ed è uguale. Cambieranno gli eventi nel gioco, poi ci sono gli altri capitoli, ovviamente vi ricordo ancora le mod, quindi con le campagne complete anche, ce ne sono una decina adesso. Va bene, possiamo scegliere. Possiamo... Allora... Possiamo scegliere... Le diverse scelte che possono aumentare la romance, la friendship, l'amicizia o la rivalità. Io faccio questo. Praticamente qua ci inventiamo, ruoliamo questa situazione dove noi in realtà siamo innamorati, non possiamo non avvertirla, sta andando tutto a fuoco, che siamo innamorati di lei. Ruma, sei intrappolata? Non essere morta. Ora il gioco ci sta settando come fosse un gioco da tavolo. In pratica ci sono due cose da sapere. Il verde ci muoviamo e al giallo, scusate, quando finite il turno nel giallo, finite il turno e torna e tocca a qualcun altro. Ovviamente qua ci sta dicendo che noi qua abbiamo prendiamo danno, uno di danno. Calcolate che con i personaggi che io avevo generato prima, se finivano il fuoco erano due punti danno, quindi questo qui è un pochino più rinforzato. Il fuoco farebbe due danni, lui ha una protezione di uno, lo vedete lì, e quindi non subiremo danno. Ma non ha senso, cioè non lo spegniamo il fuoco, ci finiamo sopra. Ora andiamo verso la porta. A me fanno impazzire tutte queste cose tipo in carta, perché comunque mi ricordano quelle grafiche che si usavano in giochi come Hero Quest o Star Quest. Cliccando sulla porta apriamo e troviamo. Ma questa è la sua casa. Ruma, possiamo spegnere questo fuoco? Vieni, aiutami. Amas non sa. La porta si sblocca. Fuoco. Lo so, scusa, vieni dentro rapidamente. E pensate che era inversa la situazione, perché nella partita precedente io entravo in casa sua, ma ero io l'arciere. E lei invece vedo che ha un arco, quindi... Ci sono delle cose nelle strade, non ne hai vista alcuna? Come mostri, non lo so... Ne ho intrappolata una. E infatti Garu ruggisce ed è all'interno del suo giardino, dietro la casa. Non ho niente da dire, va bene, andiamo avanti. Insieme. Scegliamo. Che arma prendere? Una padella? Una... Ho preso la padella. No, prendo... Un forcone. Sai, in caso in cui non... Non preoccuparti, Amas. Sarò qui. Apri la porta quando sei pronto. Va bene. Il gioco poi ci suggerirà che questa è la carta. C'è una cassa qua, forse? Sì. Box. Attacca. No, non posso aprirla questa cassa, scusa, ma... Box, non me la fa prendere. Poi vedete che se stiamo vicini abbiamo maggiore protezione. Vabbè, e niente. La cassa non la posso prendere, quindi andiamo avanti. Apriamo la porta ed entriamo in combat. Ok, abbiamo rilevato che è lì. Non lo possiamo attaccare, credo. No, sì, invece sì, 3 danni. E lui aspetta, così gli facciamo un danno. Bloccato. Ok, tocca a lui, lo faccio muovere qui, attacca anche lui e lo uccide. Con lei avrei dovuto fare un passo indietro, comunque posso selezionare anche lei e farlo attaccare prima volendo. Comunque il turno è diviso tra noi e loro. Abbiamo fatto dell'esperienza. Amas Tripsis è ora un Green Horn, è un guerriero corno verde. Posso prendere uno di questi talenti. Allora abbiamo, sono due passivi e un attivo. L'attivo è il... Salto, non so se è zelante o geloso, non lo so. No, è zelante, credo. Come un'azione di Swift,
fa un balzo di tre spazi lontano. Ok, untouchable invece, quando Hamas spende uccide qualcuno, il prossimo attacco, allora one get a kill, ah, il prossimo attacco contro di lui fallirà. Sì, intoccabile, mi piace molto. Lei invece può prendere un altro di questi talenti qui. Non ha sparato un colpo, ma va bene, sono tre passive. Una volta per turno è rimborsata della sua puntuazione dopo una kill in melee. No, non fa melee, lei fa a distanza, quindi va bene. Più potenza di perforazione. Va bene, dai, prendo questo. Ora abbiamo trovato questo. Da una curatezza di 5 possiamo darlo uno dei due. È adornato con argento. È tipo un foulard. Vabbè, lo do a lei. Io clicco su di lei e gli dico di claimarlo. Quindi tecnicamente poi dovrebbe equipaggiarlo. Non è facilissimo l'inglese. Cioè, non ha termini difficili, ma ci sono modi di dire. Insomma, you are natural Hamas. Non so cosa voglio dire. Cioè, di base sarebbe sei naturale Hamas, ma... tu ed io potremmo... Facciamo un buon team, dopo tutto. La morte della creatura tranquilla, ok. Lo spendono il giorno spegnendo le fiamme, tenendo le fiamme sotto controllo. Non è un gran danno al villaggio. I cittadini emergono dal nascondiglio per combattere il fuoco e ripulire i detriti. Alcuni pieni di curiosità, altri visibilmente spaventati da quello che hanno visto. Danita, che è quella che manca, potrebbe essere in pericolo. Sei con me? Andiamo, sguagniamo le spade. È in quella torre in rovina. Comunque, che cosa ne dici la mia casa? Nessuno sta per rubare le tue cose. Danita ci sta aspettando. Cosa è successo oggi? Va bene. Qualcosa a proposito della torre è che mi blocca la mente. Mi ha bloccato in mente. Quando, è così, è come quando ti rimane la pellicina della mela nei denti. Davvero? Sì, davvero. Comunque, pensavo... penso che dobbiamo incontrarla. La torre sulle colline. Sei stata là? Sì, una volta. Va bene, andiamo in quella direzione. Hamas e Rumma seguono il percorso. Ora abbiamo una scelta che aumenta la rivalità o la friendship. Fai che sia viva non ferita, oppure gli dici urla torna a casa e boh. No, ma questa è una rivalità tra la tizia che ci manca e lei. No, io aumento l'amicizia, voglio aumentare l'amicizia tra tutti. Va bene, adesso tiriamo un po' da hit, giusto per far vedere qualcos'altro, insomma. Non voglio poi spoilerarvi la storia del tutorial, però vedete che abbiamo il mondo di gioco, che è un'altra cosa che volevo farvi vedere. Dobbiamo andare qua, facciamo scout. Sì, andiamo, let's go, scouting. Potremmo mandarne uno solo. Per pensate che potete giocare fino a 5 amici. Cioè, voi più 4. E si presta bene. Quando avete poi ovviamente tutti i personaggi. O se giocate una campagna che chiede l'utilizzo sin dall'inizio di 5 personaggi. La torre è dove è rinchiusa Danita. Ok. Vabbè, intanto saltiamo. Sentono tossire all'interno. Molto belli anche i disegni. Sì, c'è la polvere all'interno, lei tossisce. Sarebbe bello fosse tradotto. Giusto per leggerselo tranquillo. E poi non è, sicuramente è un gioco molto bello. Poi non è il gioco su cui passerete magari migliaia di ore, perché è narrativo. Però è un peccato. Peccato davvero, ma magari è previsto il file italiano, quindi magari in futuro. Però ovvio che ci sono tante
tanti testi, tantissimi testi, quindi bisognerebbe anche contestualizzare prima di tradurre, quindi io sto saltando così vediamo, non vi brucio tutto. Ho trovato qualcosa. Beh, se poi volete leggervelo potete stoppare il video e vedere. Ah, adesso siamo lei. E lei non abbiamo visto neanche che equipaggiamento ha. Comunque, la cosa molto bella è che vedete proprio indossato gli equipaggiamenti che trovate e decidete di equipaggiare. Posso prendergli un cucchiaio o un bastone, prendo un bastone. Bene, è tempo di uscire di qui. Ok, il gioco sta costruendo la missione, sappiamo che c'è un Rager. Quindi iniziamo a muoverci. Ok, abbiamo arrivato. Ok, use the interfuse ability to connect with fire or scenery. Differenti tipi di scenari danno differenti effetti e abilità. Molti ti fanno usare lo scenario per danneggiare i nemici. Questo è molto interessante come cosa. Possiamo attaccare interfuse. Possiamo. Telescope. Ok. Cioè praticamente noi adesso abbiamo interagito con l'ambiente e abbiamo differenti opzioni. Possiamo. No. Attack scenery. No, non possiamo fare niente. Barrage. Sì. Cioè noi da lontano abbiamo mosso il telescopio e abbiamo fatto cadere addosso a sto coso qua. Posso farlo ancora? Sì, interfuse. Questo. Questa è innovativissima come cosa. Spin the blast. Vai. E abbiamo ucciso a distanza, lui non sa neanche che cosa è successo. Quindi abbiamo un mago, un guerriero e un arciere. Abbiamo varie abilità, sono, in questo caso sono due attive e una passiva. Applica veleno ai nemici. No. Vine Branch. Praticamente una tenaglia con i rami. Prendiamo questo. E ho questo Storm Flint Scarf, una sciarpa che dà potenzi 0,7. Posso distruggerla e ottenere materiali, ma invece no, decido di darla a lei, la faccio indossare, così che avrà il suo equipaggiamento aggiornato. Usciamo, dovremmo ricongiungerci con tutti gli altri. Adesso vabbè, vi salto tutta la cosa, sennò stiamo qua a leggere mezz'ora, ecco, non voglio. Ok, abbiamo incontrato gli altri personaggi. Faccio magie. Ok, e adesso la storia va avanti. Non so cosa succede se tolgo la pausa. Probabilmente passano i giorni, sì, perché poi ci curiamo ogni tot giorni, quindi possiamo decidere. It's not possible. Vedete che qua abbiamo la scelta degli eroi. E lei dovrebbe avere il gear. Sì, la sciarpa, che però non vedo in questo caso. A lei avevo dato questo, vedete che c'è lassù, quello che abbiamo preso prima. Let's go, attack. Andiamo avanti. Possiamo scegliere più coraggio, più stoicismo. Possiamo scegliere due approcci che piano intraprendere. Back at my house è abbastanza semplice, entriamo dalla retro, uccidiamo la bestia prima che ci uccida. Oppure stoicismo, no, entriamo dalla retro. Abbiamo Raccoon, il procione. Ok, e praticamente abbiamo gli action point. Ogni eroe parte con due action point ogni turno. Differenti abilità hanno differenti costi. Praticamente rosso così, singola azione, finisce il turno. Singola azione e basta, quindi senza il rosso non finisce il turno. La Swift Action è libera una volta, cioè è gratuita una volta per turno. È la classica azione veloce, insomma. E Free Action non costa punti. Ok,
Allora, abbiamo già le creature qui, vediamo cosa fare. Vediamo se posso prendere qualcun altro, se c'è qualche abilità. Sì, lui praticamente Guardian potrebbe usare questa abilità contro di lui e poi finisce il turno, che lui ha schivato ovviamente, e finisce il turno. Allora, intanto, lei che è una maga, potrei usare, fargli usare l'attacco Interfuse. Sì, perché può fare solo quello. Lo faccio attaccare con questo. Steel Fire. Magic Damage. Ok. Figata fotonica. Perché gli faccio tirare fuori il fuoco da questo. Che bello. Bellissimo. Ok, intanto abbiamo. Ok, sta arrivando anche il procione. Che ci ha attaccato, ci ha fatto 2 danni. Chi manca ad attaccare? No. Possiamo ancora fare Interfuse con questo? Barrage. Ok. E addio. Sì, è semplicissimo questo. Abbiamo trovato un basher, un martello da demolizione. Lo diamo a lui e sostituisce la forca. Ok, così diventa più interessante. È bellissimo che cambia proprio anche nelle pedine di gioco. Ora, possiamo scegliere. Vedete che spettacolo. Enter your own, no, il nome della compagnia. Allora, uno dice Paladini of the Crystal Tale. Oppure, che cosa ne dite del Council of Truth? O The Servants of the Watchful Swan? Paladins of the Crystal Tale, mi piace. Ok, abbiamo fatto il nostro gruppo. Ok, abbiamo preso la carta del mostro. E non so questo cosa possiamo farne. Però vedete che adesso possiamo andare in tutte le zone. Get legacy points by taking new sites. Praticamente prendiamo punti legacy e possiamo spenderli per fare cose di questo tipo: costruire stazioni, reclutare eroi o cancellare le calamità che opprimono il mondo. Build station mi piace molto perché probabilmente è quello che noi useremo per craftare gli oggetti che ci servono ed è per quello che noi possiamo demolire. Infatti, lui dovrebbe avere adesso in inventario, se abbiamo sostituito la forca, dovremmo avere la forca, credo. Gear. Ho il basher. Ah, o forse l'ha demolita. Non so. Dovrei vedere se esiste qualcosa. Queste sono le abilità che abbiamo dato. No, vabbè. Dovrei studiarci un po'. Comunque, possiamo andare a fare scouting. Andiamo tutti a fare scouting. È uno storytelling questo gioco. È veramente una sorpresa, benché sia uscito nel 2021. Magari molti di voi non lo conoscevano. Io l'avevo visto, ma non mi ero mai informato davvero su cosa offrisse. Ma è fighissimo, Gather. Ok, ecco abbiamo un attacco, non abbiamo altro. Ah, Lurking Gorgons, forza 3. Ecco abbiamo forza 3. Noi non sappiamo quanta forza abbiamo. E questo è il nome del nostro gruppo. Qua abbiamo le Calamities, quindi possiamo eliminarle spendendo dei punti, quindi eliminare da questa regione un tipo di mostro. Assault Gather. Clear all hostile sites. Bello, bellissimo. Molto bello, Wildermyth era questo, fatemi sapere che cosa ne pensate, vale 20,99 euro, beh, forse in italiano lo consiglierei a tutti. Se non vi pesa, so che a molti di voi pesa la lingua, se non vi pesa è assolutamente meritato, perché è veramente molto molto interessante. Mentre Rimworld è un gestionale con lo storytelling, questo è proprio lo storytelling da gioco di ruolo. Quindi in pratica ve lo giocate, un mix tra gioco di ruolo, gioco da tavolo, con pedine e robe varie. Ragazzi, attendo di farmi sapere che cosa ne pensate. Calcolate che adesso Amas è diventato di 19 anni perché i giorni passano e quindi aveva 18 anni prima, adesso ne ha 19 e di lui sappiamo che si ritirerà all'età di 45, abbiamo visto. Lei invece ha relazioni, vedete, potete vedere la relazione, potete customizzare la storia, ha ucciso 3 mostri finora. L'aspetto, le abilità, non mi ricordo più dove si vede Retirement Age 65, lei ne ha 24 e un Magrei si ritirerà a 55, ma ne ha 23 adesso, quindi ancora una grande carriera davanti. Potete far passare i giorni se volete curarvi, ecco,
mi interrompo. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto con un commento come al solito. Alla prossima, un abbraccio e alla prossima.